La domanda è il perdono. Sono stato un pastore buono secondo il cuore di Dio. Dico, da Boy Scout, del mio meglio, ce l'ho messo. La domanda che rivolgo a me stesso al momento della mia partenza, ma non di fuga. Sono stato degno del vostro affetto e della vostra fiducia? Un augurio e una preghiera per me stesso e per voi tutti. Niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa. Dio solo resta. Quella di domenica 2 luglio è stata l'ultima omelia per il vescovo Armando Trasarti, che dopo ben 16 anni di ministero episcopale andrà in congedo in attesa che domenica prossima, alle ore 18, il suo successore, Monsignor Andrea Andreozzi, prenderà ufficialmente le redini della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola. Una cattedrale, quella di ieri, gremita di preti, fedeli, forze militari, istituzioni e tante realtà del territorio. Presenti a fianco di Trasarti anche l'arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci e il vescovo emerito Giovanni Tonucci. Prima della funzione, il vicario Don Francesco Pierpaoli ha portato il saluto di tutti i parroci. Sono certo che in questi anni sei stato tu, Don Armando, a tenere unita la nostra diocesi, anche quando i quattro nomi tendevano a favorire isolamento, tu hai promosso l'unità della diocesi, comunicandoci la bellezza di tutto il territorio della diocesi. Mi piace qui ricordare che mentre noi abbiamo continuato a parlare di una cattedrale, ci siamo inventati tre concattedrali, tu ne hai scelto una quinta e hai sempre detto che quella era la tua cattedrale, la rotonda del carcere di Fossombrone. Durante l'omelia non sono mancati i ringraziamenti. Un grazie particolarissimo va a tutto il buon popolo di Dio, credente e non, un popolo laborioso, generoso, accogliente, ricco di associazionismo laico e cattolico, capace di tenere vive tradizioni e impegni in ogni comunità civile e religiosa. In questo contesto va il mio grazie diffuso a tutto il clero, i diaconi e alle tante comunità religiose che nutrono la spiritualità ed esaltano la bellezza del nostro vivere. Sono stato sempre convinto, e lo sono sempre di più, che la grandezza del vescovo è senza dubbio il popolo di Dio, ma i consacrati creano armonia, presenza, profezia, accompagnamento. Un augurio e un grazie sincero al mondo politico, sociale, educativo, imprenditoriale. Servite il popolo e il bene dei tutti. Un pensiero di gratitudine profonda a tutte le forze dello Stato. Voi servite l'uomo e avete bisogno di essere profondamente umani. Un pensiero riconoscente al pensiero personale della nostra curia. Quando dico curia, dico tutti gli uffici pastorali, giuridici, eccetera, vicari. Un altro ringraziamento poi il vescovo uscente l'ha voluto rivolgere a Don Luca Santini, segretario di Armando e parroco nella Valcesano. Non è un eroe, quattro parrocchie, però 50-60 km al giorno se l'ha fatti. Mi ha consolato nella malattia, mi ha sostenuto, mi ha sfidato quando ero piagnucolone e si è fatto competenza nell'accompagnamento. Trasarti ha poi ripercorso alcuni momenti del suo ingresso nella nostra città. Il 21 ottobre 2007, giorno del mio ingresso in questa cattedrale, l'amato vescovo Vittorio Tomassetti così mi disse, le parole tratte dal Salmo 15, le sorti sono cadute per me su luoghi deliziosi, stupenda è la mia eredità, e la mia eredità è la chiesa di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola. Grazie, grazie di tutto. A metà della funzione religiosa si sono vissuti attimi di apprensione per Don Attilio Tommasini, colto da un malore svenuto forse a causa del caldo. Subito intervenuta la Croce Rossa che ha portato il 98enne all'ospedale con l'ambulanza del 118 dove poi si è ripreso. Al termine della celebrazione eucaristica anche il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha preso la parola per poi abbracciare il vescovo Armando. Ciò che mi ha colpito è stata la sua sensibilità verso tutti ed in particolare verso i più sofferenti nell'anima, verso i più bisognosi. Mai frasi scontate, ma riflessioni profonde e acute che hanno sempre lasciato il segno, frasi sulle quali riflettere, che restavano impresse nella mente e nel cuore perché le sentivi vere.